Abbiamo appena ascoltato una canzone, abbiamo scoperto che è in tonalità maggiore, abbiamo trovato la tonalità. Adesso dobbiamo cercare quali accordi sono altamente probabili e quali invece non faranno sicuramente parte dell'armonizzazione. Per trovare gli accordi altamente probabili, utilizziamo l'armonizzazione della scala maggiore. Prendiamo per esempio nel caso di Do e Do maggiore, primo, terzo, quinto. In questo caso per triadi, oppure primo, terzo, quinto, settimo, in questo caso per quadriadi. Spostiamo semplicemente la mano e passiamo al Re minore, al Mi minore, al Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si semidiminuito, per tornare al Do. Stessa cosa per le quadriadi, Do settima più. Re minore settima, Mi minore settima, Fa settima più, Sol settima, La minore settima, Si semidiminuito, per ritornare al Do maggiore settima. Ovviamente non sono tutti questi gli accordi presenti in ogni canzone, ma utilizzando l'armonizzazione della scala maggiore otteniamo almeno il 90% degli accordi utilizzati nelle canzoni che sono in tonalità maggiore. Buona musica!